A Degusta non sono mancate numerose presenze istituzionali, tra cui quelle delle associazioni di categoria CIA e Coldiretti. In rappresentanza di quest'ultima, David Falcinelli, ai nostri microfoni, ha proposto alcune correzioni da apportare all'organizzazione del settore agricolo, cominciando dai falsi nell'agroalimentare. Alle opere d'arte dei veri produttori agricoli si sostituiscono sempre più dei falsi. Falsi che tra l'altro in alcune occasioni, senza sicuramente in buona fede da parte della pubblica amministrazione, vengono anche finanziati per promuovere il loro prodotto. Abbiamo notato per esempio che il pecorino di Atri, che è stato promosso da alcuni enti pubblici e finanziata la sua campagna di promozione, ma in realtà il caseificio che promuoveva questo formaggio produce questo formaggio in un'altra regione che non è l'Abruzzo. L'Abruzzo tra il bollino CE, come identificativo nel bollino CE, è indicato col numero 13. Questo formaggio è stato fatto in una regione che è la numero 10, quindi neanche in Abruzzo. Se non si insegna, se non si fa cultura nell'agroalimentare, i falsi avranno sempre più spazio per miscelarsi con i veri, sostituirli e non far rendere conto un consumatore che, ahimè, è ignaro, è ignorante in senso buono perché non conosce.